Ho voluto incontrare io stessa la stampa affinché non vengano diffuse informazioni inesatte sul grave fatto avvenuto ieri, o peggio ancora infondate, come la storia del palo. Non esiste alcun palo al quale sarebbe stata legata la studentessa bullizzata ieri. Così Elisabetta Pastacaldi, preside del liceo artistico Policarpo Petrocchi di Pistoia, che però ammette la gravità di quanto successo e annuncia provvedimenti severi. Allora, ieri durante l'assemblea d'istituto una ragazza ha portato del suo zaino degli alcolici, anche superalcolici, pare una bottiglia di whisky pure, insieme a delle birre. Durante il corso della prima parte dell'assemblea, un po' chiusa nei bagni, un po' nascosta tra gli altri studenti, pensi a 900, anche più, ha bevuto, poi si è sentita male, è uscita dalla stanzone della Breda, è andata fuori e lì fuori si è sentita male ancora di più, si è sdraiata sull'erba, addirittura levata le scarpe, e i compagni invece di soccorrerla l'hanno bullizzata, nel senso che hanno cominciato a dipingerle sulla faccia dei disegnini osceni, poi l'hanno tirato l'acqua, la spazzatura, le varie bevande, l'erba. Pare sia stata presa anche a calci per farla rotolare, poi non contenti l'hanno legata con lo scotch e anche sulla bocca, gliel'hanno tolto per farla vomitare e poi rimesso. Ai polsi era legata con lo scotch. I ragazzi coinvolti nella vicenda sarebbero una decina. E ieri insomma erano presenti questi agenti della Digos e loro porteranno avanti un'indagine parallela e vedremo cosa sorte fuori, non lo so. Io procederò sotto il profilo disciplinare, sotto il profilo scolastico. Intanto convoco dei consigli di classe straordinari perché sono coinvolte due classi prime e queste due classi prime verrà fatto un consiglio straordinario, anche alla presenza poi degli stessi alunni coinvolti e dei loro genitori in quanto minorenni, classi prime come ripeto, e poi dopo convocheremo un consiglio d'istituto.